Le alternative erano due: o fare un video interamente così, celata dietro un velo di disperazione, oppure, ragazze, disvelarvi l'orrida realtà. Voilà! Ragazze, parliamoci chiaro: o facevo il video così, senza alcun pudore, oppure non lo so quando avrei potuto farlo. E siccome è un video che vi volevo fare da tempo ed è un video che comunque mi avete richiesto in tante, ho detto vabbè, bando all'herpes, facciamo finta che non ci sia e non vi concentrate su di esso, guardatemi negli occhi ragazze e vi faccio vedere i miei ultimi acquisti all'insegna dei saldi e non. Allora ragazze, non badate al ciuffetto ribelle perché ho appena utilizzato uno dei miei acquisti e rendendomi conto di non saperlo usare, ragazze, quindi dovrò prenderci la mano. E quindi, ragazze mie, passiamo subito agli acquisti, al fulcro di questo video, al clou, al motivo fondamentale di questo video. Allora, da Terranova, ragazze, c'erano gli sconti, c'era tutto al 50%. Io sono entrata subito, attratta dal immenso cartellone che richiamava all'acquisto. Però era tutto finito, quasi tutto finito, meglio c'era qualcosina, ma non incontrava i miei gusti, per cui mi sono lanciata sugli accessori, dato che da Terranova molte volte trovo degli accessori molto carini. Da tempo cercavo un braccialetto come questo, che è molto bello, al di là del cincinnar del tutto, secondo me è un colore molto bello che va molto bene con l'abbronzatura, mi piace davvero tantissimo. Tra l'altro c'è questo ciondolino, questo piccolo charms brillantinoso simile Swarovski, e poi c'è questo bracciale di mezzo, tra l'altro si abbina perfettamente con questo smalto che poi vi mostrerò, ragazze. E poi c'è questo bracciale di mezzo appunto con delle rose, questo penso che sia in materiale, penso che sia resina. E comunque, ragazze, costava 15 euro ed era a 9 euro, 9,90 euro, e quindi me lo sono accaparrato, davvero molto 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 bello. E poi ho preso questo, ragazze mie, che da tempo volevo, lo guardavo e lo lasciavo là, lo guardavo e lo lasciavo là, era scontato e me lo sono accaparrato, ragazze, non lo metto perché mi rovinerei la mia capigliatura stupenda, però ragazze, è veramente molto 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 bello, secondo me. Non mi ricordo precisamente i prezzi, lo sapete che sono fatte così, comunque li ho presi in saldo. Allora ragazze, questo sarà un video interminabile perché ieri era il mio onomastico e ho ricevuto questo regalino qui, che praticamente è un completamento del mio haul precedente di Essence, che vi linko qui, eventualmente lo andate a vedere, e mi sono state regalate, ragazze mie, queste cosucce qui, i tre ombrettini della linea Me and Me Ice Cream. Me and My Ice Cream, ragazzi, ho sbagliato per tutto il video precedente, stavo per sbagliare ancora ora il nome di questa collezione. Comunque sono questi tre ombrettini, eccoli qua, davvero molto belli, marmorizzati, cotti, molto belli. Poi ragazze, queste salviettine qui, di cui ho due pacchetti, due, che sono molto profumate. La cosa che mi è rimasta impressa utilizzandone una ieri è che il profumo persiste per tutto il giorno, il profumo della salviettina persiste per tutto il giorno. Poi ragazze, questi qua, che tra l'altro mi ero pentita di non aver preso, che sono i lip butter, mi pare che siano lip balm, vabbè, lip balm o butter, qual dir si voglia, e sono davvero carinissimi. Guardate qua com'è puccioso, anche questo è molto bello. Questi due colori insieme io li adoro, per cui sono contentissima di averli ricevuti perché ci avevo un po' lasciato il cuore. Carinissimi, carinissimi. Ho preso queste in un pomeriggio di disperazione, di caldo assurdo, in cui mi dovevo struccare, non avevo la possibilità. Poi sono stata 2 giorni fuori casa, quindi mi servivano. Ho preso queste salviettine di Fria, che sono delle salviettine struccanti, riequilibranti, tessuto a cuscinetto elasticizzato per pelli delicate e sensibili. Ne ho utilizzate una, però ragazze, non lo so, non ho mai trovato delle salviettine struccanti che mi abbiano soddisfatto totalmente, perché comunque sia. Non lo so, ragazze, consigliatemi qualcosa voi. Delle salviettine belle morbide, confortevoli al tatto e
e all'utilizzo. Queste di Fria erano molto pubblicizzate, da molte ragazze acclamate, però non lo so, non mi hanno soddisfatto, vi dirò comunque successivamente. Naturalmente io, dall'alto della mia sagacia e dall'alto della mia ingordigia, non potevo non fare l'errore della mia vita, cioè l'errore che faccio sempre, cioè di acquistare da Kiko prima dei saldi. Per cui due giorni prima dei saldi io ho fatto degli acquisti da Kiko, ragazzi. Due giorni dopo hanno messo i saldi. Per cui vi faccio vedere prima quello che ho preso senza saldi. Erano cose che comunque forse non sarebbero mai andate in saldo, per cui vabbè, mi consolo così. E ho preso, vi faccio subito vedere. Mazza, quante cose ho preso, ragazzi. Allora, ho preso questo Kiss Balm, Lip Balm al cocco, che sono i nuovi Kiss Balm di Kiko, di cui mi ha attratto, devo essere sincera, la confezione molto 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 carina, e nonché il colore di questo numero, il numero 1, che ho visto in un video di Chiara, che saluto affettuosamente. Tra l'altro c'erano molte 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 declinazioni di gusto, però io non posso mai resistere al cocco. Sono stata attratta da questo, lo utilizzerò tantissimo, herpes permettendo, ed ha il fattore di protezione 15, ecco perché l'ho preso, perché lo utilizzerò anche per il mare, quindi questo qui a prezzo pieno, ahimè. Poi ragazze, ho preso, distinguiamo le cose scontate da quelle non, avevo preso sempre da Kiko questo smalto qui, che è lo smalto Sugar Matte, questo, il numero 636, che è un bellissimo color menta, eccolo qua, che mi aveva attirato da subito. Adesso era 2,50 euro, mi pare, quindi l'ho preso. E poi ho preso queste due matite, che sono sia in sconto che non, veramente quasi regalate da Kiko, diciamo. E ho preso questi due colori molto belli, che sono rispettivamente il 702 e il 714, che vi vado subito a sgocciare. Questo è il 702, che vi consiglio assolutamente, perché è un bellissimo color corallo, bello 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 veramente, potendolo usare, ragazze. E poi questo color rosa, rosa Barbie oserei dire, che però mi piace tanto, lo sapete, ed è il numero 714, questo qui. Quindi due matitine molto carine. E poi ho preso questo perché lo voglio provare, che è uno dei nuovi mascara di Kiko, che è l'Active Mascara Long Eyes, questo qua, che promette un allungamento delle ciglia, vedremo, entro un mese, entro 28 massimo 30 giorni, vedremo, magari farò la prova insieme a voi, vedremo se è vero. Ed è questo mascara qui, ve lo faccio vedere. I prezzi, ragazzi, magari guardateli sul sito, questo l'ho preso a prezzo pieno, ed è questo qui della nuova linea di Kiko. Invece poi, in sconto, ragazze, ho preso nei giorni successivi altre cosucce, e cioè questo pennello qui, che mi attirava da tempo, che è che è un bel pennellonzolo, ecco qui, di cui mi ha attirato in particolare questa forma così obliqua, tagliata in modo molto diverso rispetto agli altri pennelli, che secondo me è molto utile per stendere qui la cipria, in questa zona qui, è molto morbido sul viso, non l'ho ancora utilizzato, però al tatto, nonché appoggiandolo così, è morbido, vedremo poi all'utilizzo, ancora non l'ho utilizzato proprio perché vi volevo fare l'haul. E questo qua adesso è in sconto, per cui ve lo consiglio, perché secondo me è un bel pennello, ragazze, non lo so. Qualcuno di voi ce l'ha usato, cosa mi dite? Vedremo lavandoli. Tra l'altro, ragazze, ho scoperto un metodo per lavare i pennelli che penso che non cambierò mai più. In realtà l'ho visto nel video di una ragazza americana. Se vi interessa, ditemelo, che poi vi faccio il video io anche. Se vi interessa, c'è anche quello. Però, se volete, ve lo faccio, vi faccio vedere come io ho personalizzato, tra l'altro, il suo metodo, e penso che non lo cambierò veramente mai più. Un Sun Bronzing Blush, questo, in sconto, e il Multitone Bronzer, questo, rispettivamente nei numeri 100 Marine Coral e 02 Jovial Tan. Questa qui è una terra a 3, così composta, ragazze, che io non potevo non prendere. Voi mi capirete, guardate che meraviglia, il pack è veramente bellissima,
non potevo lasciarla, ragazze. Poi veramente i colori, cioè i colori molto 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 caldi, belli, vabbè, viste e riviste in ogni dove, ragazze, non ve le sto a sgocciare adesso, perché comunque sia penso che molte ragazze le abbiano già sgocciate, acquistate prima di me e mostrate anche prima di me. Io non potevo non cedere a questa carinissima palettina che mi chiamava da giorni, da mesi, e quindi in sconto me la sono accaparrata. Poi ragazze, ho preso questo di cui mi ha attirato anche la confezione, ancora non l'ho provato, però voglio provarlo al più presto perché è un blush davvero stupendo come, come packaging, e davvero stupendo anche come composizione, diciamo, all'interno. Mi piacciono molto i colori, tra l'altro io non potevo resistere al color corallo, naturalmente. Composto da due toni di blush ed è un illuminante davvero molto carino, secondo me. Poi in questo periodo, ragazzi, si va avanti indietro, si esce, si va, si torna, si va, si torna, si va, si torna, si va, si torna, per cui portare delle cose così 3 in 1 è molto comodo. Anche questo è sconto, quindi approfittatene se ancora ce ne sono, perché sono molto 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 carini, secondo me. Poi ragazze, ho ripreso questo immancabile, ormai per me è un must have. Uno smalto che vi ho consigliato su Facebook, di cui molte di voi mi hanno chiesto la foto, ma io vi ho detto abbiate pazienza, ragazze, perché vi farò il video, quindi qualcosa di meglio, che è quello che ho sulle mani, ragazze, ed è il numero 45 di New York Color, che io vi straconsiglio, mi piace tanto 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 tanto. Dice che è a lunga tenuta ed in effetti lo è, perché io ce l'ho da 4 giorni e vi devo dire che non si è assolutamente sbeccato, ed è un color rosso aragosta molto 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 bello. Come vedete costa 1,99 euro, io addirittura ne ho presi due perché mi sono innamorata di questo colore, per cui assolutamente le ho voluto fare scorta. Se in caso non trovaste quello, potete prendervi questo invece, che è un colore molto simile ed è il numero 44 di Pupa, della linea Lasting Color Gel effetto vetro. Questo ancora non l'ho utilizzato, però come vedete è un colore molto 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 simile. Era in promozione, mi pare a 2,99 euro, nelle profumerie Sensation c'è la promozione sugli smalti Pupa, per cui a questo prezzo l'ho visto e l'ho preso, perché mi sono detta perché no, perché no, perché lasciarlo lì a questo prezzo irrisorio. Per cui ragazze, nelle profumerie Sensation c'è un'ottima promozione sugli smalti Pupa. In queste profumerie qua mi dovrebbero pagare per la pubblicità, mi dovrebbero pagare. Questo qua di Maybelline, ho preso invece due cosucce che non vi avevo mostrato ancora e che vi mostro subito, che sono questa qui, di cui è colpevole sempre Chiara, perché l'ho vista in un suo video. Io e lei abbiamo molti gusti in comune su molte cose, quindi molte volte capita che o lei compra qualcosa e ce l'ho anch'io, o viceversa, ce lo diciamo sempre. E questa volta invece lei ha mostrato in un suo video, mi sembra questa, proprio la numero 2 Diamond Glow, di una palettina molto carina di Maybelline. Questa qua l'ho pagata a prezzo pieno 11 euro mi sembra, e ha questi colori molto nude, molto belli, molto dai toni molto ramati, perlati, adatti secondo me all'estate. Se vi interessa vi faccio un tutorial, ed è molto 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 carina. E poi ho, e poi ho preso questo bellissimo color tattoo di Maybelline. Io mai ho usato l'oro come in quest'ultimo periodo, ragazzi, sugli occhi, non lo so come è preso, ovunque dove vedo il color oro mi incanto. E questo qui non potevo assolutamente non prenderlo. Questo è oro allo stato puro, non per niente si chiama 24K Gold, ossia 24 carati gold, ed è davvero questo bellissimo color oro. Ve lo sgoccio, va, facciamo sto sforzo. Che poi quando si asciuga, ragazze, sulla mia pelle cadaverica non rende, su una pelle abbronzata probabilmente farebbe un altro effetto, però come base per gli occhi la voglio provare. Lo voglio provare tra l'altro perché io non avevo mai preso un color tattoo, mi sono lasciata tentare da questo. Se mi ci troverò bene sicuramente ne prenderò altri. Poi ragazze, che cos'altro ho preso? Ho preso questo, che è uno struccante bifasico di L'Oreal, siccome sto finendo il mio, con cui mi sono trovata molto bene, vi devo dire, ve ne voglio parlare. Ho visto in molti video di molte ragazze sponsorizzato e acclamato questo qui, e vi farò sapere come mi ci troverò. Vi volevo mostrare un ulteriore regalo che ho ricevuto ieri per il mio onomastico, che è questo Color Shock.
questo di Kiko, che io avevo guardato più volte e non l'avevo preso proprio perché mi dicevo, vabbè, sarà un ombretto in crema come gli altri, non sarà niente di particolare. Pazza, perché avrei dovuto prendervi tutti. L'ho messo ieri per provarlo sulla mano, è rimasto indelebile per 24 ore ed è questo colore stupendo, che tra l'altro è quello che volevo. Questo qui, che è il numero 04, l'ho visto anche in un video di Giulia, Giuneralia, che saluto, e mi è piaciuto tanto. Bello. Quindi ragazze, questo è il mio super mega maxi haul. Adesso per un po' mi leggo le mani veramente. Ultima cosa che vi volevo mostrare è questo, che è questo ferro qui, che praticamente ho comprato insieme ad un phone. Nel senso che c'era il phone a 29 euro mi sembra, e in omaggio davano questo ferro che si chiama il ricciolo di Johnson. Io evidentemente non lo so usare, sono negata, perché ho cercato di fare i boccoletti qui davanti per tenere i capelli legati perché fa un caldo assurdo, ho fatto un fiocco dietro, come vedete è una conciatura un po' particolare, poi davanti volevo fare i boccoletti, però sono abbastanza negata con i ferri, non lo so come mai ragazzi, sì. Così è, se vi pare e anche se non vi pare. Detto questo ragazze, io vi saluto, scusate questo video un po' così, scusate le condizioni un po' cos'ha, ma siamo tre amiche. Io spero comunque che vi sia stato utile, che abbiate potuto trovare qualche spunto. Naturalmente io i prezzi non ve li ho detti, ma sono prezzi davvero bassi, perché comunque ho comprato tutto in sconto, ho comprato tutto in sconto, tranne quelle cose di Kiko, che però a ben pensarci in realtà forse non rientravano tra i saldi, anche se li avessi comprati in periodo di saldi, per cui sono stata abbastanza brava nonostante tutto. Detto questo vi saluto, vi bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!